Cominciamo. Adesso prepariamo orutielli melenzane. Non sarebbe altro che melenzana al pomodoro in teglia tonda. Questa è un'esplosione di sapori e vanno mangiate anche fritte. Adatte proprio per una gita fuori porta. Vediamo se abbiamo tutti gli ingredienti, Matteo. Controlliamo. Melenzane, pomodorini, origano, aglio, olio e basilico. Abbiamo tutto. A posto. Incominciamo. Si usano questo tipo di melenzane, le lunghe, vedete? Nere, vengono tagliate a metà perché hanno un gusto più intenso. Bisogna tagliare la parte superiore della melenzana, togliere questo e poi farla mezza e mezza come l'ha fatto Matteo, così. E fare delle incisioni interne, vedete, in questo modo qua. Le incisioni vanno fatte all'inizio, vedete, proprio perché la salsa di pomodoro si impregnerà meglio all'interno della melenzana. Adesso sistemiamo un po' le melenzane e dobbiamo mettere le melenzane sotto sale in modo che cacciano tutto l'amaro, perché le melenzane ce l'hanno proprio in corpo l'amaro. Disponiamo così. Metti un po' in più, Matte, dai. Di solito si usa sempre il sale, ma può essere sale a secco così o anche in acqua e sale. Potete usare sia sale fine sia sale doppio. Adesso le melenzane devono riposare almeno per un'ora, così in modo che cacciano tutta l'acqua fuori. Poi dopo li laviamo in acqua corrente. Li strizziamo, poi li mettiamo su un panno e li lasciamo asciugare. Le nostre melenzane che abbiamo trattato prima sono fritte, ma a te ne mancano ancora altre due. Mettiamo, a te. Allora io preparo i pomodorini. Sì. Per il numero di 5 melenzane che noi abbiamo fatto, quindi 10 pezzi, vanno bene un mezzo chilo di pomodori. Matteo, guarda come sono belle dorate. E luci di luce, guarda come sono brillanti. Sono dei brillanti. Matteo, tu a che stai con i pomodori? Pronto, pronto, tutto pronto. Sei pronto? Allora io incomincio a preparare il soffritto. Sì, preparo il sugo. Prendiamo l'olio. Olio abbondante per fare il pomodorino. Prendiamo lo spicchio di aglio. Te lo faccio io? Aspetta, vieni qui. Lasciami. L'aglio noi lo mettiamo sempre intero perché poi dopo lo togliamo. Basilico? Metti il basilico dentro, Matte. Pronto? Sì, metti dentro. Matteo, dammi i pomodorini così li aggiungiamo al nostro soffritto. Mentre si fa il pomodorino, tu pulisci un poco, metti un po' tutto il tavolo a posto. Tutto il tavolo in ordine. Amore, adesso puoi prendere le melenzane. Facciamo spazio e ci mettiamo la melenzana così. Esatto, così. E metti il pomodoro sopra. Sì. Aspetta, mettiamo questo qua così. Quello deve essere bello compatto, eh? Io mi ricordo che mia nonna aveva un rutiello di terracotta, una teglia di terracotta, che lei faceva le melenzane così, però nel forno, lei aveva il forno a legno, e veniva, c'era sempre un sapore. Se voi volete, potete usare anche il forno di casa, a 160 gradi, però non lo mettete molto alto, perché sennò si asciuga la melenzana e poi non viene bene. Un altro poco di basilico, lo vuoi? Se tu vuoi, perché no? Come piace a te, come il tuo cuore desidera. Qua ci vuole parecchio basilico, da sentire il sapore. Profumo. Questo vuole proprio di primavera. Matteo, siamo pronti. Aspetta, non ti scottare che ti prendo i guantini. Ma guarda che pensiero gentile, guarda. La mia regina. Ma come sei gentile. Anche le presine le ho prese. Poggio qua, vedi?
Ecco qua. Cosa ci mettiamo più adesso, Matteo? L'origano. Bella spruzzatina di origano, belle? Piano piano. Sicuro l'origano piano. È qua. Basta, non ne mettere più, Matteo. Ma stai esagerando. Un altro poco. Matteo, sei sempre esagerato. Orutille melenzane è pronto. Favorite! Chi è famo? Ma non è come vi prezzi. Assaggia! Stiamo assaggiando. Non poteva mancare l'assaggio, per carità. Vuoi poco? Assaggia, assaggia. Com'è? È buono? Bello, no? E tu come flivramo, forano poco. E tu hai assaggio. Tronchi il limizzo, cuore, tronchi, vedi a te. Per preparare orutille melanzane per 4 persone abbiamo bisogno di 5 melanzane scure, 500 g di pomodorini, origano, aglio, olio e basilico. Abbiamo tagliato a metà le melanzane e le abbiamo incise per far assorbire meglio il sugo. In una bacinella abbiamo sistemato le melanzane e ricoperte di sale per togliere l'amaro. Dopo un'ora le abbiamo lavate sott'acqua corrente, strizzate e messe ad asciugare. Una volta fritte le melanzane, abbiamo preparato il sugo unendo i pomodorini tagliati al soffritto di olio, aglio e basilico. Abbiamo poi messo le melanzane nel ruoto, ricoprendolo con il sugo. Aggiunto altro basilico e cotto per qualche minuto. E per finire abbiamo aggiunto l'origano.